Siano lodati Gesù e Maria. Sono molto belle e molto forti le letture di questa sera, fratelli e sorelle carissimi, che, diciamo così, invertono un pochino i modi di pensare e di trattare comunemente con il nostro Signore, no? Noi generalmente chiediamo tanti perché, tante cose al Signore, ma la prima lettura già ci dice che dalla parte del Signore la prospettiva è un pochino diversa. È Lui che chiede a noi alcune cose, no? Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. E poi, con un po' di sorta di santa ironia, no? Dice, forse perché ti ho fatto uscire dalla condizione servile in cui stavi in Egitto, e ho mandato davanti a te l'Olocausto, e ho mandato davanti a te Aronne, Maria, eccetera. Forse è questo? E poi ancora, ascoltate o monti il processo del Signore, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Sapete che molte volte gli uomini fanno causa al nostro Signore e se la prendono con Lui per le cose, no? Dice, ma guarda, attenzione, che la parola di Dio dice che è Lui che se la via con noi ogni tanto. Cioè è Lui che si tira un pochino le orecchie e dice, uè, sei sicuro? Cioè sono io che chiedo a te che stai a fare, non tu che chiedi a me che cosa stai a fare. Ecco, e la lettura conclude, guarda, più che... Se vuoi stare, diciamo così, a posto dinanzi al nostro Signore, non farti, non avere troppi problemi con Lui, uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia. Praticare la giustizia nella Bibbia significa la legge di Dio e i suoi comandamenti, mettili in pratica. Ama la bontà. Magari questo lo facessimo tutti quanti. Amare, non solo essere buoni, ma amare di essere buoni. Il buono è colui che fa il bene, profonde il bene, fa tutto il bene che può, d'accordo? Pensa bene, parla bene, fa bene, d'accordo? Sparge il bene, semina il bene. E poi camminare umilmente con il tuo Dio, nella consapevolezza che nessuno di noi è arrivato, dobbiamo sempre imparare tante cose, camminare, cioè progredire giorno per giorno nella via della santità, umilmente. Perché? Perché ogni giorno ci accorgeremo che tante cose non funzionano e che ogni giorno ci avremo qualcosa di nuovo per cui rimboccarci le maniche e lavorare un po' dentro le nostre anime per diventare un pochino migliori. Ecco, così, se facciamo questo, siamo tranquilli che il nostro Signore non ci farà nessuna causa, non ci verrà a chiedere nessun conto delle cose che noi facciamo. Un argomento simile si trova nel Vangelo. Quante volte noi andiamo al Signore e dice, ah, mi devi dare un segno. Tante volte, no? Gli uomini dicono, ah, mi devi dare, allora, attenzione, in certe circostanze evidentemente quando ci sono delle cose grosse, devo prendere una grossa decisione, d'accordo? Ci ho pregato, magari ho pure chiesto consiglio, non mi si fanno tanto le idee chiare, posso chiedere umilmente al Signore, fammi capire, mandami un segno, ma non è questo il modo con cui il Signore ne parla nel Vangelo, perché praticamente che succede? Che gli scribi e farisei volevano da Gesù il segno, nel senso che facesse i miracoli strepitosi davanti a loro per dimostrare chi lui era. Ecco, questo non è chiedere un segno per fare discernimento su una scelta da fare, ma questo è come un provocare Dio, un obbligarlo a fare quello che voglio io, perché così, se fa questo, allora forse ti do retta e forse ti credo. Così non funziona. E Gesù risponde, alt. I segni, allora, su queste cose noi non dobbiamo fare da maestri al nostro Signore, perché quando Dio compie un'opera, Lui stesso la accredita con dei segni, con quelli che decide Lui però. Dice, io sono venuto, vi darò due segni, io. Fa riferimento al profeta Giona, no? Il profeta Giona era stato 3 giorni e 3 notti dentro il ventre della balena. E qui lui fa riferimento a quando sarebbe morto e risorto, no? Perché Gesù è 3 giorni, morto e poi risuscitato. Questo sarà il segno che io sono inviato del Padre, lo decido io. Un'altra grande cosa che fece il profeta Giona, che Giona fu mandato appunto a predicare agli abitanti di Ninive, e questi si convertirono, dice, sono venuto pure io qui a parlarvi. Quindi il fatto che io stesso vi sto parlando a nome di Dio è un segno. Quindi capite, i segni si possono chiedere quando ci servono per discernere qualche cosa di grosso e con molta umiltà, non quando vogliamo costringere il Signore a fare quello che diciamo noi per stare a quello che Lui vuole. Questi non vanno bene.
Ma in questo secondo caso, facciamo sempre attenzione, quindi quando il Signore ci manda qualche grazia e qualche cosa di importante, è Lui stesso che si incarica di confermarla con dei segni. Avete visto quando stanno, per esempio, le apparizioni di Fatima, di Lourdes, capite? La Madonna promette il segno e poi il segno lo fa. A Fatima fece il miracolo del sole, a Lourdes fece sgorgare l'acqua dalla roccia. E poi una bambina analfabeta è andata a dire al parroco che la Madonna gli aveva detto: io sono l'Immacolata Concezione. Quella non sapeva manco che significava, dice, boh, ha detto che è così, insomma, manco che significa, no? Quindi il nostro Signore è capace a dare i segni, d'accordo? Ecco, però quelli che decide Lui, capite? Se uno va a chiedere, se il parroco di Fatima ha detto: no, non mi piace il miracolo del sole, la Madonna deve apparirmi pure a me, e quello che dice: no, la Madonna fa il miracolo del sole. Ecco, allora teniamo sempre bene presenti queste cose, ecco, perché Dio sa sempre bene quello che fa e non dobbiamo chiedere conto noi a Dio di quello che fa, ma essere sempre pronti a rendere noi conto a Dio di quello che facciamo. Questo è un po' il senso del messaggio, della lettura di oggi. Siamo lodati Gesù e Maria.